Ragazzi, oggi ve lo dico, sono arrabbiato con De Longhi, Nespresso, con Andrea Galeazzi, quindi già mi preparo alle querele, però voglio darvi la mia opinione sulle notizie del caffè della settimana e ce ne sono un paio veramente importanti che però mi hanno fatto arrabbiare e voglio commentarle con voi, darvi il punto di vista da torrefattore. Quindi parliamo della nuova macchina De Longhi, della nuova capsula Nespresso e parliamo anche di Andrea Galeazzi. In più ho in mano questo prodotto che è una capsula Nespresso ricaricabile, ma la vediamo dopo. Ora, sigla, iniziamo perché voglio dirvele le cose che penso. Iniziamo. Ciao a tutti, sono Claudio del Caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. Allora, premessa. Ho visto una storia di Andrea Galeazzi, che è un mio amico, lo conosco da più di 10 anni ormai, ed è una persona entusiasta, fa benissimo il suo lavoro, un appassionato di tecnologia, lo seguo, lo stimo e guardo i suoi video, oltre ad essere un mio amico e quindi quando ho bisogno di qualcosa gli scrivo anche, così come lui quando ha bisogno di caffè scrive a me, ma ho visto una sua storia che adesso vediamo insieme e commentiamo insieme perché mi ha veramente mandato ai matti. Io ve la metto in sovraimpressione, speriamo non si offenda per i diritti di copyright. Sentiamo che dice. Allora, innanzitutto era un evento in cui è stata lanciata la nuova De Longhi Rivelia, che c'è stata a Milano, e guardiamo insieme come la mostra. Tra l'altro questa macchinetta è bellissima, oltre alla possibilità di fare tutte queste bevande completamente automaticamente. Allora, è una macchina super automatica, innanzitutto di quelle che metti il grani, premi e esce il caffè. Ci hanno aggiunto questo display touch per fare infinite bevande, si parla di più di 16 bevande. Che addirittura memorizza i profili utenti, così se la uso io ti propone le bevande che preferisco io, se lo uso un altro ti propone le bevande che preferisce lui. Fighissima tecnologia elettronica che però c'è il rischio che si rompe, per una cosa che, diciamoci la verità, usata 2 o 3 volte, poi ognuno si fa sempre le solite bevande. Poi per giunta hanno aggiunto ulteriori personalizzazioni, quindi all'interno di ogni bevanda si può ulteriormente personalizzare. Ero anch'io così, cioè anch'io sono appassionato di tecnologia, quando vedo una cosa del genere ho la scimmia che caga le azzi, è vero verissimo, ma quando poi parliamo di caffè, alla fine voi che caffè vi fate la mattina e a pranzo? Sempre quello che più vi piace, non serve tutta questa tecnologia, questo touch per far alzare poi il costo della macchina che se vi si rompe nessuno ci sa mettere le mani, quindi affascinante ma poi all'atto pratico poco utile. Andiamo avanti. Acqua e chicchi, tra l'altro intercambiabili, quindi volete cambiare caffè, tac, 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 e si cambia in un secondo. Allora, cosa si sono inventati? L'hanno chiamato, me lo sono segnato perché poi loro di De Longhi nel marketing sono dei geni, lo chiamano Bean Switch System, sostanzialmente si riesce a cambiare la campana che contiene i chicchi. Allora, dato refattore, innanzitutto già da questo video si vede che quando cambi campana rimane dei chicchi nel macinino del precedente caffè. Quindi che succede? Che se, per come è stato immaginato, io utilizzo un caffè e mia moglie un altro, ogni qualvolta andiamo a cambiare la campana, c'è un programmino da applicare che è lo switch di caffè che butta quel caffè rimasto dalla precedente campana di caffè nella macchina. Quindi ogni cambio di caffè c'è uno spreco di caffè. Quindi ideona sì, ma quelle macchine purtroppo nascono per fare sempre quel caffè, sono praticamente dei distributori automatici, quindi se uno vuole cambiare caffè, ogni volta che lo cambia deve pulire praticamente quel macinino e buttare quel caffè. Sì, è un'idea nuova, però io da torrefattore la prima cosa che guardo è che il caffè lì in bella mostra su quella campana dove comunque prende luce si ossida e quindi è più il caffè che tra virgolette si rovina per colpa di quell'ossidazione alla luce che non questa generata del cambio appunto campana di caffè. Andiamo avanti, vediamo che altro Ha, poi dice. vi racconto dell'erogatore anche dell'aeratore del latte, ma ha i profili, quindi in base a chi la usa, qua automaticamente si autosetta e la personalizzazione in lunghezza, in intensità, si può anche regolare in base al proprio gusto del caffè, ma non so. Regolare in base al proprio gusto di caffè. Allora, praticamente ha 2 impostazioni, la lunghezza e l'erogazione e l'intensità. La lunghezza è quindi quanti ml andrà a erogare, l'intensità è quanto caffè macina all'inizio. Per il nostro gusto italiano, perché poi queste macchine spesso sono pensate per un gusto UK, USA o Germania,
Noi mettiamo sempre al massimo perché il caffè ci piace strong, ma anche con quelle macchine non viene mai strong come un espresso, cioè non sono macchine in stile bar, cioè una macchina a cialde prende il modello del bar, quindi con caldaia e estrazione con panetto di caffè e poi esce un caffè appunto espresso. Queste macchine no, sono appunto molto più simili ai distributori automatici. E quindi noi italiani li impostiamo sempre al massimo. Ora, in tutto questo la colpa è mia, perché io ho una recensione quasi pronta, devo solo registrarla, di una macchina super automatica che ho provato per farvi vedere appunto pro e contro di questa tecnologia, e però non l'ho ancora fatta, quindi dobbiamo accontentarci delle storie galeazzi. Solo perché in base a mattina, pranzo e sera cambia automaticamente il dosaggio. Allora, cambia automaticamente il dosaggio in base al caffè se impostato mattina, pomeriggio, sera. Ora, ditemi quanti di voi alla mattina si fanno una mia miscela a braccio più intensa rispetto al pomeriggio e se la fanno più morbida rispetto alla sera. Cioè, se a braccio vi piace con intensità massima fatto con quella macchina, cioè sarà sempre così, non è che dopo pranzo vi piacerà meno intenso. Cioè, se avete una macchina a cialde, anch'io cambio miscele durante il giorno e mi prendo un abbraccio la mattina, un carezza dopo pranzo e un decaffeinato la sera, ma non è quella la macchina in cui semplicemente cambiando l'intensità cambia semplicemente i grammi che andrà a macinare il macinino di questa super automatica. Quindi capisco l'entusiasmo dei galeazzi, non è del settore e la macchina è super tecnologica e quindi per un appassionato di tecnologia fa molto scimmia, però da torrefattore è tutto marketing, non c'è niente di realmente concreto sul caffè. E se da prima della mattina ci facciamo il cappuccino e a pranzo l'espresso, questo è un altro accessorio super figo. Vabbè, dai, ve lo faccio vedere un attimo. Eravamo rimasti al latte, quindi fuori dal frigo il contenitore si aggancia qua in un secondo e qua sopra, selezionando caffè macchiato, cappuccino, eccetera, eccetera, questa macchina schiumerà automaticamente in base alla selezione poca schiuma, media schiuma, tanta schiuma, il latte direttamente nella tazzina dove ovviamente arriva anche il caffè. La cosa bellissima è che poi questo apparecchio, basta girarlo su clean, escono veramente pochissime gocce d'acqua, si pulisce automaticamente il beccuccio, non bisogna fare nient'altro, poi che toglierlo e rimetterlo in frigo. Quindi è una macchina di caffè automatica per... Allora, sì, fa lo spruzzetto per pulire il beccuccio, ma in realtà il latte comunque, se non ben pulito, comunque va a rovinarsi e quindi poi ci sono i batteri e quindi poi vi manda in bagno. No, cioè, se c'è un utilizzo continuativo, cioè mettete quella macchina in ufficio, in tante ci si fanno il cappuccino, tra la mattina ci se lo fa e magari le 11 che qualcun altro lo riutilizza, va bene lo spruzzetto per pulirlo, ma in realtà altrimenti non può essere una pulizia automatica totale, zero sbatti, come giustamente dice lui, che lo dice, come dicevo, non perché è in malafede, ma perché non è semplicemente del settore. Purtroppo la pulizia della lancia che produce il caffè macchiato, il cappuccino, va pulita assolutamente bene, quindi non è uno zero sbatti. Io sinceramente preferisco quasi di più il latte solubile che vi ho mostrato nell'altro video a cui vi rimando, che è veramente zero sbatti. Erogate dell'acqua, ci buttate il latte solubile, girate ed è pronto, tutto pulito, tutto igienico, non c'è niente da conservare. Questa lancia a vapore che fa il cappuccino, magari sì, in un ufficio dove si fanno più di un cappuccino può essere una cosa comoda messa là, ma comunque alla sera ci deve essere qualcuno che la lava, non basta quello schizzetto che fa questa macchina. Quindi io mi sono letto anche il comunicato stampa di questa nuovissima Rivelia, dove la novità è il design, il touchscreen, la tecnologia, però no, potrò magari anche provarla, anzi se volete ditemelo che nei commenti la compro e la provo, non ho assolutamente nessun pregiudizio, però non è la soluzione per l'espresso all'italiano, cioè questo è una cosa fondamentale e non trovo niente di così rivoluzionario che mi convince che questa sia la soluzione più pratica per fare un ottimo caffè. Ok, sempre parlando di marketing, e lo dico forse per invidia, perché ammiro la loro capacità di fare marketing di queste grandi aziende, e quindi sì, forse sono un po' invidioso, però questa settimana non potevo non parlare della capsula Nespresso appena uscita, la capsula chiamata numero 20, da ben 2,50€ ogni capsula, si vende in astucci da 5, quindi 12,50€ è la spesa minima.